Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz e benvenuti a questa edizione speciale di Spazio Aperto. In compagnia con noi, in compagnia sempre di Antonella Intrenò. Di Ugo Lombardi. E salutiamo la regia centrale, Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario, Ciao Rosario. grazie. Ciao, buonasera a tutti quanti. Un caro saluto e un abbraccio virtuale può essere perché siamo su Skype. Vale lo stesso. Salutiamo il tuo assistente, Ugo. Ciao Ugo. Ciao Ugo. Buonasera a tutti quanti. Salutiamo Massimo Buonasera. Bonella, il responsabile di pianetaoggitv.net da Venezia. Ciao Ciao Massimo. Massimo. Sì, buonasera a tutti, buon pomeriggio, anzi, visto ormai le giornate sono allungate, buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti. E salutiamo il nostro ospite, Giorgio Bongiovanni, direttore, di antimafia2000.com. Ciao Giorgio, benvenuto, grazie Ciao per essere Giorgio, con noi stasera. buonasera a voi, grazie. Informiamo i nostri ascoltatori anche che tra breve, ci sarà come ospite nella nostra trasmissione Michele Dicillo, il fratello di Rocco, tragicamente scomparso il 23 maggio del 92 durante la strage di Capaci. Per il momento passiamo rapidamente alla linea Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti, poi torniamo in studio con i nostri ospiti. Prego Massimo. Sì, grazie Antonella. Sono in collegamento telefonico per dei problemi tecnici. Dunque, l'unica news che emerge oggi è la seguente, che emerge, diciamo, degna di essere posta in primo piano. Dunque, ci ha lasciato l'attore Lino Toffolo, l'attore veneziano, aveva 81 anni. E dunque era un artista poliedrico perché nel suo curriculum si poteva scrivere anche regista e musicista, non si prendeva mai sul serio ed è irresistibilmente ironica anche la sua biografia che compare sul suo sito dove si ricordano gli inizi in radio e la vocazione di menestrello che lo portò a lavorare al Derby senza dimenticare cinema e teatro. Era ricoverato in ospedale, per un polso rotto, aveva subito anni fa due interventi al cuore. Ecco, sembra che sia morto di infarto. Questa è la notizia, diciamo, in primo piano di oggi. Ecco, ci lascia questo grande del cinema, del teatro. Quindi lo ricordiamo qui a spazio aperto. Per quanto riguarda la nostra testata pianetaoggitv.net, non è aggiornata, rimane sempre a taglio primo uno speciale sul quarantennale del terremoto del Friuli del 76, 6 maggio 76. Non appena risolveremo questi problemi tecnici dovuti non da parte nostra, ma a causa di un gestore telefonico che non è la Telecom, appena ci ripristineranno la linea, questi signori vedremo di riprendere la nostra attività. Queste sono aziende che hanno fatto un business con l'avvento dei cellulari, hanno tanti soldi, questo ci tengo a denunciarlo, che fanno quello che vogliono, facendo rimanere a piedi anche le testate, le televisioni, eccetera. Quindi, giusto perché sappiamo con chi, che si sappia con chi abbiamo a che fare. Alle 18:34 restituisco subito la linea ad Antonella Intranò. Saluto anche la regia centrale, Rosario Moreno. Noi ci sentiamo alle 22, per le prossime eventuali news, che emergono. Dunque, una buona sera, buona trasmissione a voi tutti. Grazie a Massimo Bonella, speriamo che i tuoi problemi tecnici possano essere risolti quanto prima. Torniamo naturalmente qui in studio con il nostro ospite, vi annunciavo il direttore di antimafia2000.com, Giorgio Bongiovanni, in attesa di collegarci telefonicamente col dottor Michele Dicillo. Vi dicevamo in apertura che si tratta di un'edizione straordinaria. Un'edizione interamente dedicata ai fatti avvenuti tragici, più che tragici, avvenuti nel 1992, il 3 maggio, la strage di Capaci, strage a causa della quale hanno perduto la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti di scorta Rocco Dicillo, Vitto Schifani, Antonio Montinaro. Sono sopravvissuti gli agenti di polizia Paolo Capuzza, Angelo Corba, Gaspare Cervello e l'autista giudiziario Giuseppe Costanza, che fatalmente quel giorno si trovava a
seduto sui sedili posteriori, considerata la volontà del giudice Falcone di guidare l'autovettura blindata. Giorgio, sono Sì. fatti drammatici, drammatici che hanno colpito la vita democratica del nostro paese. Chiedo a te, e poi rivolgerò la stessa domanda al dottor Michele Di Cillo non appena lo avremo in collegamento. Ti chiedo che cosa ha rappresentato la strage di Capaci per la vita democratica del nostro paese e anche per te, insomma, che da sempre sei in prima linea contro la mafia. Beh, tanto grazie. La strage di Capaci ormai, a nostro giudizio, dopo tanti e tanti anni di impegno giornalistico, e direi testimoni quasi oculari di tutti i processi che sono stati celebrati per la strage di Capaci. Ce n'è ancora uno in corso, l'ennesimo processo della strage di Capaci, perché in questi 24 anni non si è mai smesso di indagare da parte della magistratura e da parte dei cittadini comuni, quelli che cercano la verità. Da parte delle vittime, dei parenti delle vittime della mafia e di noi giornalisti che, per quanto riguarda Antimafia 2000, questo giornale è nato nel 2001 con il progetto di ambizioso e quasi utopistico di cercare la verità proprio delle stragi di Capaci e Via D'Amelio e di tutti quegli omicidi eccellenti che hanno caratterizzato la vita del nostro paese e l'attentato alla democrazia del nostro paese. La strage di Capaci, ora possiamo dire, secondo me, senza essere smentiti da nessuno, è stato un colpo di Stato della mafia Stato, cioè quei personaggi che occupavano, e purtroppo alcuni di loro occupano ancora oggi, parte delle istituzioni del nostro Stato e che occupano certamente livelli alti della grande finanza italiana, politica. È un colpo di Stato perché Giovanni Falcone e quindi successivamente Paolo Borsellino erano dei magistrati che avrebbero ostacolato, se non sconfitto, l'evoluzione del sistema criminale integrato italiano che ancora è vigente e che si basa sulla relazione tra la criminalità organizzata, la corruzione politica e il potere non basato sulla democrazia e sulla libertà, ma sulla violenza e quindi un potere autoritario che si serve anche dell'omicidio per raggiungere, per avere la possibilità di governare questo paese. Non è stata solo cosa nostra. Sebbene oggi i giudici sono ancora convinti e finché, diciamo, non ci sono prove contrarie, tutte le prove sembrano dire che l'esecuzione materiale della strage è stata posta in essere solamente dall'ala militare di Cosa Nostra, ma certamente gli stessi giudici dicono che Cosa Nostra non era in quel mandato di morte, sia per la strage di Capaci, ma anche quella di Via D'Amelio, ma anche quella cosiddetta del continente, dove sono stati uccisi degli innocenti e dei bambini nel 93, cioè quella strategia stragista che Cosa Nostra ha messo in atto non è stata una volontà indipendente
unilaterale della mafia. C'è stato probabilmente non solo una trattativa, ma anche un vero e proprio accordo, un patto, ripeto, tra personaggi potentissimi che avevano nelle mani e forse ancora oggi hanno nelle mani il nostro paese, e le organizzazioni criminali, in questo caso Cosa Nostra, purtroppo la più famosa, purtroppo all'epoca la più potente a livello militare e purtroppo ancora la più ricca a livello mondiale. E quindi questi poteri, questi sistemi criminali hanno a disposizione queste organizzazioni criminali come braccio violento del potere. Certo, non è che sono dei maggiordomi mafiosi, è un'organizzazione criminale con la quale tu fai un accordo do ut des per raggiungere gli stessi obiettivi. Cosa Nostra per continuare ad esistere, e questi uomini invisibili, potenti, quindi banchieri, quindi grande finanza, quindi la politica, purtroppo i servizi segreti e quant'altro, stipulano dei patti con questa organizzazione criminale. La strage di Capaci certamente ormai è acclarato, non è stata opera solo della mafia. Quella di Video Amelio abbiamo certezza assoluta, quella di Capaci abbiamo certezza assoluta a livello ideale. A livello di prove non ci sono prove che nell'autostrada c'erano altri personaggi al di fuori di Cosa Nostra, ma certamente i mandanti, i cosiddetti esterni, sono gli stessi. Tra l'altro, in quel momento, come è noto, era in corso una trattativa tra uomini delle istituzioni, indegni, vigliacchi e traditori della nostra patria, e la mafia, che si faceva forte di questa trattativa, e sicuramente all'interno, sicuramente la strage di Via D'Amelio è una strage che viene eseguita per alzare il livello di questa trattativa. Certo, Giorgio, in attesa di poterci collegare con il dottor Di Cillo, che possiamo tranquillamente chiamare al telefono. Sì, sto chiamando. Desidero ricordare agli ascoltatori che questo sarà omaggio alle 17. Pronto? Buonasera, dottor Di Cillo. Buonasera. Sì, buonasera. Benvenuto nella nostra trasmissione, grazie per aver accettato il nostro invito, naturalmente. Grazie a voi, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, termino solo un istante, dottor Di Cillo, di dare un'informazione ai nostri ascoltatori. Vi dicevo che sabato 21 maggio alle ore 17 ci sarà una conferenza a Palermo intitolata Oltre la mafia, proprio a commemorazione del 24esimo anniversario della strage di Capaci. Interverranno come relatori Antonino Di Matteo, Pietro Teodoro e Giulio Bianco. Approfondiremo a brevissimo con te, Giorgio. La informo, dottor Di Cillo, che in collegamento con noi anche Giorgio Gianni di Antimafia.com. Dunque, abbiamo fatto a Giorgio Bongiovanni una domanda che chiamo a lei, perché siamo certi della duplice valenza che ha avuto la strage di Capaci. Chiamo a Giorgio Bongiovanni. Sto sentendo a tratti, non sento molto bene. Forse adesso va meglio? Sì, adesso è più continuo il segnale. Perfetto. Ecco, chiedevamo a Giorgio Bongiovanni cosa ha rappresentato la strage di via, la strage di Capaci per la vita democratica del nostro paese. Certo, per lei la valenza sarà stata doppia, ma ecco, le chiedo come cittadino e come fratello di una delle vittime. Sì, certo, come fratello posso dire subito che ovviamente si è trattato di una grande tragedia personale, familiare, che ovviamente non si dimentica mai.
mentre e quindi con tutto quello che ne consegue, che, perché probabilmente la nostra vita e la nostra famiglia è stata segnata per sempre, questo sicuramente. E come cittadino credo che sia una delle più crudeli pagine della storia italiana, che è stata molto molto, diciamo, crudele, molto atroce come fatto, senza precedenti direi, perché io ricordo ancora le immagini di quel sabato di 23 maggio, sono immagini molto molto forti. E quindi una strage credo senza precedenti, si trattò di un attacco frontale allo Stato, non un semplice agguato, per questo i nostri fratelli, mio fratello, non, loro erano convinti di riuscire a proteggere il loro giudice. Erano convinti di farcela, ma non si aspettavano una simile modalità di attacco. E quindi con questo voglio dire che però questo ha fatto sì che da allora si è risvegliato, credo, le coscienze di molte persone. Sicuramente da allora c'è stata una svolta, questo, ecco, posso dirlo come cittadino, perché credo che, diciamo, volendo sintetizzare, perché poi l'anno successivo è stato arrestato Totorina ed è stato, diciamo, latitante per anni in Palermo, e poi l'anno successivo ancora altri capi mafiosi, poi sono state promulgate molte leggi importanti come quelle del carcere duro e comunque anche per il sequestro di beni molto ma molto ingenti alla mafia. Direi, volendo sintetizzare, che è cambiata la cultura della gente da allora, nel senso che sono convinto che la gente è meno disposta ad accettare la sopraffazione mafiosa, comunque della criminalità organizzata, e mi riferisco a episodi di racket, di usura, estorsioni. Credo che, insomma, qualcosa sia cambiato proprio nella cultura della gente. Questo, diciamo, un'analisi come cittadino, ecco. Dottor Michele, io sono credo che tu sia un medico, no? Sì, sono un medico, sì. Io sono un tuo collega, per cui mi consentirai di darti del tu. Senz'altro, certo. Grazie. Nel rispetto del dolore, sì, che ti ha colpito, ti ha coinvolto. Io facevo una riflessione leggendo i nomi dei colleghi che sono deceduti in questa vigliaccata, in questo gesto vigliacco, in questa strage. E ho visto che i nomi appartengono tutti a ragazzi, almeno i cognomi sembrano ragazzi del sud. Sì. E questo potrebbe consentire, secondo te, di dire che a pagare e a proteggere le istituzioni in quel momento sono stati soprattutto gli uomini del sud? È possibile dirlo, secondo te? Beh, sì, diciamo, effettivamente Rocco era di Trigiano, in provincia di Bari, e Montinaro di Lecce, in provincia di Lecce, Schifani di Palermo. E relativamente a quella strage in particolare, effettivamente si è trattato di uomini del sud, sì, questo possiamo dirlo. Però, diciamo, poi cioè, questo limitatamente. No, scusa Michele se ti interrompo. Prego. Perdonami se ti interrompo. Nasce una riflessione: sono uomini del sud perché sono stati scelti uomini del sud, o sono uomini del sud perché secondo te erano forse più adatti a tutelare l'integrità del giudice? Io posso dire, conoscendo mio fratello, che in effetti posso dire innanzitutto che
avendo conosciuto, diciamo, negli anni dopo la tragedia, le caratteristiche soprattutto di Antonio Montinaro e anche un po' di Vito Schifani, che loro avevano delle caratteristiche comuni. E, cioè, forse si può anche affermare che si tratta di caratteristiche di ragazzi del sud, cioè quelli di essere molto, innanzitutto molto coraggiosi, perché per trasferirsi dai nostri piccoli centri, quali appunto Trigiano per Rocco di Cillo e Calimera per Antonio Montinaro, a Palermo per scortare il giudice Falcone, e quanti di noi lo farebbero in un momento storico, quello del 90, si parla degli anni 80-85, un momento storico piuttosto difficile per la giustizia, con tensioni anche a livello sociale, allora c'era pure la crisi economica, insomma bisogna dire che loro, certo per le loro caratteristiche, diciamo di formazione, che forse sono tipiche del sud, cioè quelle di cercare un lavoro, fra l'altro in questo caso un lavoro onesto, difficile da svolgere, difatti loro hanno fatto poi questo, hanno svolto questo lavoro fino in fondo senza tirarsi indietro anche di fronte alle difficoltà. Molta gente del sud ha questa storia, quindi pensandoci bene credo che la tua riflessione sia anche giusta, ecco. Anche perché, Michele, io so che in queste circostanze, comunque in questi gruppi di lavoro coraggioso, non tutti hanno la forza, la volontà di, diciamo, di essere lì sempre accanto a loro, il personaggio da tutelare, quindi alcune defezioni magari avvengono e vengono anche un po' richieste. Il fatto che in quel momento c'erano tutti i ragazzi, e non voglio in questo momento creare nessuna divisione, per carità di Dio, parliamo di Europa Unita, figurati se parliamo del sud e del nord, però quello che volevo chiedere a te di mettere in evidenza è soprattutto la partecipazione dell'uomo del sud, che credo sia sempre estremamente genuina e quindi molto partecipativa. Sì, sì, io condivido questo concetto, è condivisibile. È condivisibile perché in realtà, come ho detto, è un lavoro difficile, non tutti accettano di farlo. E penso che possa dirsi che è un tratto distintivo di molti giovani del sud. Sicuramente sì. Voglio rivolgere la stessa domanda anche a Giorgio, forse. Giorgio, credo che abbia ascoltato la domanda. Giorgio? Sì, ho ascoltato molto attentamente. Esatto. Ma naturalmente vorremmo sentire anche il tuo parere, se ce lo vuoi, ecco, vuoi dirlo, vuoi comunicarlo. Sì, sono d'accordo col dottore Di Cillo e con te, condivido totalmente questa analisi dei ragazzi del sud, che però poi dopo è diventato un denominatore comune in tutta Italia, i ragazzi delle scorte delle forze dell'ordine italiane. Purtroppo la mafia ha esteso il suo potere e si è radicata anche al nord. Oggi possiamo dire che soprattutto al nord. Quindi i giudici scortati ormai sono i giudici non solo del sud, ma in tutta Italia. Quindi questo coraggio del quale parlava il dottore Di Cillo, diciamo che forse quel sacrificio immane dei giovani della strage di Capaci, di Via D'Amelio e di tutte le altre stragi dove sono stati uccisi poliziotti e carabinieri e uomini delle scorte, hanno ispirato la passione di altri ragazzi del nord nel arruolarsi o nel fare dei concorsi per questo tipo di lavoro delle forze di polizia, perché
per onorare e per sentirsi servitori della vera patria, dello Stato vero, e continuare nella memoria di quel grande sacrificio. Quindi penso che Rocco Di Cillo e tutti gli altri sono quelli che io definisco i nostri caduti, i nostri fratelli caduti per la nostra patria, per salvare dalla delinquenza, dalla corruzione la nostra patria. Sì, sono d'accordo. Certo, se mi permettete, volevo anche fare una considerazione sul concetto precedente della, che avete parlato prima. Condivido anche il fatto che dopo la strage di Capaci e di Via D'Amelio e anche quelle del continente del 93 c'è stata una svolta nel nostro paese. La gente è scesa in piazza, milioni di persone a Palermo si è rivoltata, e quindi abbiamo arrestato tutti i più grandi boss mafiosi, ma rimane un grande vuoto soprattutto per i parenti delle vittime della mafia. Ancora non è stata fatta giustizia al 100%. Bravo. perché ancora ci sono, dopo 24 anni, processi e indagini in corso che noi giornalisti cerchiamo di seguire per scoprire veramente chi è stato o chi sono stati gli ideatori di quelle stragi, perché l'ho detto prima e lo ripeto, ormai è acclarato, è un fatto chiaro, anche scritto nelle sentenze definitive, che la mafia non ha agito da sola. La strage di Capaci, di Via D'Amelio e anche quelle altre del 93 al nord sono state decise altrove, o meglio ancora insieme alla mafia, da personaggi potenti, purtroppo alcuni di loro che facevano parte o ancora oggi fanno parte delle istituzioni, perché Falcone e Borsellino erano giudici che avevano capito, stavano toccando delle fili che non si dovevano toccare, avevano toccato quei poteri criminali che ancora oggi ci ritroviamo. Se voi guardate quello che sta succedendo nella politica, per esempio, il tasso di corruzione del nostro paese è tra i più elevati al mondo. Noi siamo al 75esimo posto, l'Italia è il 7° paese più ricco al mondo, come è il primo forse come cultura e come arte, è al 74esimo posto per il dato, questo è un dato ufficiale. Noi siamo dietro al Burkina Faso, quindi il nostro è un paese ancora corrotto e mafioso, malgrado le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Giorgio, come giustamente dicevi, ci sono stati processi che non sono riusciti, nonostante le sentenze, gli arresti, i sequestri, eccetera, a rendere effettiva giustizia non solo alle stragi di Capaci, di Via D'Amelio, la strage dei Giorgofili, insomma, ne possiamo annoverare tantissime. Purtroppo l'attività criminale mafiosa è stata particolarmente attiva ed è difficile metterle tutte quante assieme. Il primo processo è iniziato nel 95, alla sbarra sono finiti i più grossi nomi, i più grossi rappresentanti di Cosa Nostra. Ci ritroviamo a distanza di 24 anni a chiederci ancora chi effettivamente può essere stato a muovere le fila. Ricordiamo che sono stati utilizzati 400 kg di esplosivo nella strage di Capaci. Il giudice Borsellino è stato ucciso in una piccola strada in Via D'Amelio, una strada che, considerata la frequentazione del giudice, vista la presenza della madre, avrebbe dovuto essere presidiata o quantomeno sgomberata dalle auto in parcheggio. È evidente che Cosa Nostra non possa aver agito da sola, ma allora che cosa ci serve perché finalmente si possa dire la verità e si possa fare giustizia? Cosa serve ancora a questo paese? Serve la giustizia e la verità, e noi cittadini
aprire gli occhi e non dimenticare. Ancora oggi, appunto, dopo 24 anni a Palermo, perché noi viviamo a Palermo, che è una realtà tutta particolare, ci ritroviamo giudici sotto scorta. Uno di loro è il più scortato d'Italia, si chiama Nino Di Matteo, condannato a morte in diretta dalla mafia, da Totò Riina, che lo vuole morto, da Matteo Messina Denaro, che ha dato un mandato di morte grazie ai pentiti e alle indagini. Avevano preparato, avevano speso 600.000 euro per comprare il tritore e fare saltare in aria l'anno scorso il dottore Di Matteo. Ma perché questo? Se come a volte ci raccontano i politici, mentendo la mafia ormai alle corde, come mai dopo 24 anni il giudice Di Matteo, che è uno dei titolari del processo trattativa mafia-stato, guarda caso, viene, si scopre che può saltare in aria, come se ne parlava ai tempi di Falcone e Borsellino? Tutti sapevamo che Falcone poteva essere ucciso, anzi lo sapevamo inconsciamente che prima o poi arrivava questo attentato. Oggi stiamo rivivendo la stessa cosa, se ne parla poco, non se ne parla molto, a Palermo con un altro giudice. Quindi questa mafia dove è stata sconfitta, se ancora le strade di Palermo squillano sirene tutta la giornata perché i giudici si muovono continuamente e c'è una tensione altissima? Quindi che cosa dobbiamo fare? Aprire gli occhi, non dimenticare, quando andiamo a votare capire bene chi stiamo votando, se quel personaggio politico ha messo nell'agenda politica al primo posto la lotta alla corruzione, alla mafia, altrimenti questa storia non finirà mai, dura da 150 anni e se non c'è una svolta nel nostro paese durerà altri 150, con altri morti, altri innocenti e così via fino alla fine del mondo. È uno stato abbastanza ambiguo quello nel quale viviamo, considerato che sulla rete ammiraglia della RAI è stato prima intervistato il figlio di Totò Riina con una splendida marchetta editoriale, perdonatemi ma non so definirla diversamente, ad opera di Bruno Vespa, e la messa in onda il 10 maggio di una fiction dedicata a Felicia Impastato. Ricordiamo che Peppino Impastato è stata un'altra vittima di mafia, altro uomo che aveva osato mettersi contro il potere costituito mafioso nella città di Cinisi. Viveva a 100 passi dall'abitazione di Bontade, quindi cosa ci possiamo aspettare da uno Stato che dà un colpo alla botte e un colpo al cerchio? Vi chiedo. A me la domanda, scusate, non ho capito perché si sentiva male. Cambi. Quindi se vuoi parti tu Giorgio, poi ascoltiamo. Sì, sarò breve, ma il servizio pubblico è lo specchio del nostro paese, del nostro popolo, e quindi quando vuole il servizio pubblico può dare educazione alla legalità. Il film di Felice Impastato è un film molto bello, certo chi conosce i fatti come noi che siamo sul territorio, c'è stato un po' di fiction ma va benissimo, è molto bello, molto emozionante, il messaggio è passato molto bene. E c'è un servizio pubblico, come ho detto prima, che fa forse è portavoce di qualcuno, che è il messaggio di Salvo Riina, uomo d'onore nel senso mafioso, condannato definitivamente a 9 anni, quindi non pentito, non collaboratore, un mafioso in libertà vigilata, che viene invitato come una star alla RAI, non è uno scoop, quindi non è un motivo personale verso Bruno Vespa. Il problema è che è stato dato la possibilità alla mafia, perché il figlio di Riina è un boss mafioso, di dare un messaggio a qualcuno. Noi, come dire, noi siamo qua, noi corleonesi non parliamo, però ci siamo. Quindi è stato dato un messaggio molto molto chiaro a chi doveva ascoltare. Certo, i cittadini non sanno niente, perché non sono
D'altro canto, forse è giusto che sia così, non sono quotidianamente impegnati in queste cose, ma noi che lavoriamo la maggior parte delle ore della nostra vita siamo impegnati a Palermo per capire e cercare di contrastare la mafia. Secondo noi quella trasmissione è stato un messaggio ben preciso rivolto sia alla mafia stessa ma anche ad ambienti esterni alla mafia da parte del capo della mafia, perché il figlio di Riina è il figlio dell'attuale capo di Cosa Nostra. Non si è dimesso Riina dal carcere. Le indagini e le intercettazioni della magistratura in corso ancora oggi, la mafia a Palermo riconosce Totò Riina il capo della mafia. Dottor Di Cillo? Sì, però io faccio una domanda, ma Vespa e i vertici della RAI, queste cose così condivisibili, così vere, che ha detto Giorgio, non le sanno? Che io hanno, per cui, per cui hanno permesso di hanno offerto un palcoscenico così grande alla mafia, e peraltro mandando in onda una pseudo intervista con parole di una studiata pacatezza che ci danno l'impressione di appunto normalità, per cui un messaggio distorto della realtà mafiosa. Questo noi l'abbiamo capito, ma quello che è più grave è che le istituzioni della RAI hanno permesso questo. Certo. Quindi cominciamo un po' a fare innanzitutto quello che avete detto prima, è un punto fondamentale, fare giustizia con la ricerca della verità, perché questo, oltre ad essere un riconoscimento dovuto a tutti i martiri, e anche sarebbe anche aggiungere un grado di civiltà, un arricchimento di civiltà al nostro paese con il raggiungimento della verità, punto prima. Secondo, condanna in assoluto dei vertici della RAI che hanno permesso la messa in atto di questa dinamica, di questo possibile messaggio della mafia. È un fatto molto grave, oltre certo. Che ad essere irrispettoso per noi parenti, perché ovviamente non puoi mandare in onda un messaggio così distorto, cioè a noi che una famiglia normale non l'abbiamo avuta più, si presenta il figlio di Totò Riina e dice che che la mia è una famiglia normale, che non so cosa sia la mafia. Come è mai possibile far dire tante sciocchezze in televisione? Questo mi domando. Ma questa domanda, Michele, infatti la trasmissione condotta da quel signore lì, sono d'accordo, avrebbe dovuto avere un contraddittorio, comunque una contemporanea presenza perlomeno dei parenti, come tu dicevi bene prima, vittime di questi attentati. E vediamo se il suo eloquio sarebbe stato altrettanto pacato e sereno. Io non dimentico il pianto della moglie di Schifani. Ma scusami, il contraddittorio non è stato voluto, non è stato studiato prima questa mancanza è stato deciso questa mancanza di contraddittorio proprio per poter dire certe cose, per poter dare un'immagine subdola, un'immagine distorta di quello che è la mafia. Prego Giorgio. Bastava Bruno Vespa fare ascoltare, perché noi giornalisti abbiamo questi documenti che poi sono diventati pubblici. Bastava fare ascoltare a questo ragazzo la sua voce intercettata dalle forze di polizia quando stava passando proprio da Capaci, guardando il monumento, che dice al suo collega mafioso: ma ancora sti fiori ci mettono qua questi? E spiega, oltre a questa battuta assurda e anche stupida,
spiega invece una cosa seria al suo collega mafioso. Sta spiegando perché suo padre, chiamandolo colonnello, ha abbattuto i giudici Falcone e Borsellino. Bastava questo che Bruno Vespa mettesse in onda e poi chiedesse: mi scusi signor Riina, ma questo è lei che sta dicendo, sta spiegando al suo collega perché suo padre ha fatto le stragi, come fa a non sapere niente? E quindi, siccome Bruno Vespa, che è un giornalista della RAI, ha questi documenti, se ce l'ha Giorgio Bongiovanni Antimafia 2000 a Palermo, una piccola redazione, figurati se non ce l'ha la RAI. Non l'ha fatto. Questa è la prova che questa trasmissione serviva a qualcuno in alto per dare il messaggio a qualcun altro, e noi vittime cittadini dobbiamo ascoltare questi signori che si lanciano messaggi attraverso la televisione pubblica, offendendo i parenti delle vittime, offendendo la loro intelligenza e il loro dolore. Vi leggo una domanda che ci è arrivata via chat, domanda di un ascoltatore. Sono Davide, uno studente di giurisprudenza di Bari. Volevo fare una domanda, se possibile. Visto che la mafia ha deciso di cambiare strategia e quindi gli strumenti normativi sono arretrati, come spesso hanno denunciato i diversi magistrati in trincea come Nino Di Matteo e altri, c'è bisogno di un nuovo Giovanni Falcone e quindi il sacrificio di persone che lottano questo fenomeno affinché l'Italia e l'Unione Europea siano in linea con i tempi? Vuoi rispondere prima tu, Giorgio, e poi lei, dottor Di Cillo? Va bene. Come volete. Prego. Ma speriamo che, intanto, io sono, in questo caso, sono, non sono pessimista, sono ottimista. Io credo che gli eredi di Falcone ci sono. Ci sono, grazie a Dio, i magistrati, ovviamente non tutti, come in tutte le categorie, ci sono persone incompetenti, e purtroppo nella magistratura ce ne sono anche e fanno degli errori gravissimi, ma a livello generale, soprattutto nella lotta alla mafia, noi abbiamo magistrati che hanno sicuramente ereditato molto bene e con onore le idee di Falcone e Borsellino, sia a Palermo, sia a Bari, a Napoli, a Caltanissetta, a Milano. Quindi ci sono diversi Giovanni Falcone, non ce n'è solo uno. Purtroppo però in questo momento si è creata una situazione molto grave, ad altissima tensione. Da anni non si parlava più di attentati, da 2 anni se ne riparla di nuovo, perché sempre, mi riferisco a indagini della magistratura antimafia, la mafia si sembra sia spinta da, ripeto, da poteri occulti a cercare di destabilizzare il nostro paese di nuovo. Essendoci, io non faccio politica, quindi il mio è un ragionamento assolutamente disinteressato e per cercare di capire la verità. Essendoci nuove forze politiche che potrebbero raggiungere il potere, nuove, purtroppo temo si abbia, ecco, Movimento qualche 5 problema Stelle e qualcun altro. Qualcuno è interessato ad impedire questo, e purtroppo pronto? Sì, Giorgio, arrivi un po' a tratti. È caduta la linea con Giorgio. Vai, Antonella. Magari la cerchiamo di recuperarla. Sto cercando di recuperarla, sì. Ecco, nel frattempo, dottor Di Cillo, vuole dare lei una risposta a questo studente di giurisprudenza, Davide? Sì, io dico che chiaramente la lotta alla mafia, per quanto riguarda lo studente che ha rivolto la domanda, è uno studente di giurisprudenza, la vede dal punto di vista. Mi sente? Sì, abbiamo recuperato anche Giorgio Bongiovanni nel frattempo. Dicevo giustamente, dal suo punto di vista considera quello che possono essere le
possibilità di un giudice, è normale, cioè credo che ci sarebbe necessario la presenza di molti giudici come Falcone, però io penso che quando si parla di lotta alla mafia, io credo che poi sia anche un discorso multifattoriale, quindi che riguarda anche altre considerazioni, cioè io credo che abbia un ruolo la scuola, abbia un ruolo soprattutto la scuola agendo appunto sulla educazione dei giovani, sulla formazione dei giovani, lo sport, tutto quello che può riguardare l'inclusione sociale, l'associazionismo, per esempio il bell'associazionismo che fa Don Ciotti, credo appunto anche in queste risorse, cioè che contribuiscono alla lotta alla mafia, però senz'altro la presenza di giudici come Falcone penso che sia da augurarla, insomma. Dottor Di Cillo, molto spesso si sente accusare il parente di vittima di mafia, come nel suo caso, di farla come professione, cioè come professione fanno i parenti delle vittime. Questa è una cosa che spesso viene mossa anche nei confronti di Salvatore Borsellino, il fratello di Paolo, che tante volte è stato ospite nelle nostre trasmissioni. Considerato che dal mio modestissimo punto di vista voi non siete parenti di vittime, ma siete vittime a vostra volta, esattamente come chi è caduto, perché non solo la vita viene sconvolta, ma viene segnata in maniera irreversibile, assoluto. Certo. Allora, che cosa sente di voler dire a chi muove un'accusa di questo tipo? Vuole provare a spiegare quali sono gli enormi vantaggi che un parente di vittima di mafia ha? No, assolutamente, io non condivido questa accusa. Si tratta forse di persone che vogliono così parlare male a tutti i costi di tutto e di tutti. Io penso che io lo capisco e lo stimo Salvatore Borsellino, perché lo capisco in quanto sono anche un fratello di una vittima di mafia, e noi quando accadono questi fatti così importanti che ti segnano la vita, è impossibile rimanere indifferenti alla cosa. Necessariamente devi prendere un percorso, una decisione. Diventa per te una motivazione personale, e quindi credo che ognuno, per quello che possiamo, perché per esempio io intervengo abbastanza poco, perché per motivi professionali, cioè già il mio lavoro mi impegna abbastanza, però quando mi invitano spesso spiego, do la mia testimonianza semplice. Salvatore Borsellino, che io stimo, lo fa ad un livello un po' più articolato, ma credo che sia una testimonianza fondamentale, sia perché noi sentiamo che i nostri cari ci hanno lasciato un'eredità morale, è come se ci avessero passato il testimone da consegnare. Non vedo nessuna voglia di apparire o di protagonismo, sinceramente non penso proprio che sia così. È encomiabile che io, Salvatore o anche gli altri impegnino il loro tempo, perché poi a un certo punto diventa pure impegnativo, per dare la propria testimonianza, il proprio messaggio di legalità agli altri, ai giovani, far conoscere questa realtà. È importante questo per gli altri,
Quindi sinceramente non credo proprio che ci siano altre motivazioni oltre a questa, è perché uno viene toccato nel proprio intimo, nei propri sentimenti e vuole dare la sua testimonianza, vuol dire quello che pensa, che poi uno lo faccia in maniera più articolata, che ben venga, per me, per far capire agli altri, non è che uno si diverte. Ecco, Michele, uno dei, diciamo, dei fattori positivi, fra virgolette, insomma, conseguenti a questi atti di vigliaccheria è una risorta solidarietà fra il mondo civile e quello della magistratura. Credo che si possa dire che si è molto più vicini gli uni agli altri, mentre prima questa distanza forse era un po' più lontana. Tu che ne pensi? Sì, perché è cambiata la coscienza delle persone. Molti, sì, io lo vedo, a molti giovani soprattutto si rendono conto di queste tematiche, anche perché poi nelle nostre realtà, dico un esempio molto semplice, ma per far capire, io ho conosciuto persone, amici che volendo intraprendere un'attività libera, un'attività imprenditoriale a livello di paese, il primo problema che ti devi porre è di forse che devi mettere in conto di pagare le tangenti. Quindi voglio dire, c'è una maggiore presa di coscienza, per fortuna, di queste. Prima si pagava e basta, adesso credo che ci sia qualche segnale di reazione, per fortuna. Io percepisco questo. E questo quindi non fa altro che quello che dicevi tu, di unire le forze della coscienza civile alla magistratura. Cioè la gente comincia a capire che i fenomeni di criminalità organizzata non è che sono altro, che non interessano ciascuno di noi, assolutamente. Comincia a capire che invece interessa a tutti noi, cioè che la criminalità organizzata, che sia la mafia o altra, è un danno, è un impoverimento del paese, di tutti noi. Credo che ci sia più questo concetto, insomma. Per avvicinare di più la gente a queste riflessioni, secondo te è sufficiente che se ne parli nelle scuole o comunque se ne parli in pubblico? E naturalmente non è sufficiente in questo contesto. Per esempio, ben venga l'attività di Don Ciotti, di Salvatore Borsellino, però è molto importante, direi fondamentale, il ruolo delle istituzioni. Cioè non possiamo affidarci alla buona volontà di Michele Di Cillo, di Salvatore Borsellino, assolutamente no. Le istituzioni devono essere, diciamo, aperte a questo tipo di dialogo con gli altri e anche a promuovere questo tipo di cultura. Si tratta siamo di promozione. Scusa Michele, no, prego. Dimmi. No, si tratta di promozione della cultura della legalità, che io ritengo che debba essere proprio insegnata nelle scuole già da, perché se è più difficile che cambi un adulto, questo è, penso che sia appunto così, invece i più giovani sono più disposti a cambiare, sono più elastici, capiscono di più queste problematiche, sono più recettivi. Però è chiaro che è fondamentale, ed è stato già detto prima, e lo diceva anche proprio Borsellino, il giudice, cioè che il cambiamento effettivamente comincia proprio dalla cabina elettorale, cioè è stato detto prima forse da Giorgio, cioè di valutare bene, di fare una scelta, perché il ruolo delle istituzioni è fondamentale in questo senso. Va bene. Dottor Di Cillo, viene organizzata una biennale per ricordare Rocco, vero? Sì, la Biennale d'Arte Rocco Di Cillo, sì. Biennale d'Arte Rocco Di Cillo, che è stata istituita dalla Comune di Trigiano
quando era sindaco Vitangelo Dattoli, è stato un sindaco per due volte, ha istituito la Biennale d'Arte Rocco di Cillo e anche altre, molte altre iniziative di, nel tema appunto della legalità, della giustizia, molto importante, molto, molto motivante. Cioè, voglio dire, la cultura insieme allo sport, ieri per esempio è stato presentato, ho presenziato la presentazione di un fumetto dedicato a Rocco di Cillo e anche agli altri, Vito Schifani, Antonio Montinari. Sono tutti modi per promuovere la cultura della legalità. Questo è molto importante, questo. Molto bene, grazie dottor Di Cillo, grazie per essere stato con noi stasera, per aver portato la sua testimonianza che, ripetiamo, non è quella di un parente di vittima, ma è quella di una vittima in prima persona, quindi naturalmente continueremo a seguire e a sostenere tutte le iniziative che serviranno a non far perdere la memoria a questo paese che pare sia molto molto labile. Grazie dottor Di Cillo. Buon lavoro. Si parla appunto di memoria attiva proprio in questo senso qui. Memoria attiva significa non dimenticare il sacrificio, però allo stesso momento fare qualcosa per il rispetto della legalità e della giustizia. Io vi ringrazio per tutto quello che fate. Buonasera. Grazie, buon lavoro. Grazie. Grazie, arrivederci. 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 Rosario, purtroppo abbiamo perduto Giorgio e non siamo più riusciti a recuperarlo. Sappiamo che c'è stato qualche problema, un'assenza di campo credo che sia stato. Vediamo un po' se riusciamo magari nella trasmissione delle 22 almeno a fargli finire quello che era il suo pensiero, visto che è stato troncato di netto. Però abbiamo in linea il nostro Marco Grilli, il coordinatore per il Friuli Venezia Giulia di Alternativa Politica. Ciao Marco, ben trovato. Ciao Marco. Buonasera a tutti, mi sentite? Guarda, meglio non che tu non ce lo chieda, perché l'approccio non è stato dei migliori. Possiamo soprassedere sulla qualità dell'audio? No, vai Marco. Io mi sento perfettamente, quindi se anch'io vi arrivo in qualche maniera e misura, vuol dire che abbiamo fatto il gioco, dai. Adesso ci siamo, va bene. Allora Marco, abbiamo detto in apertura che questa è stata una edizione straordinaria di Spazio Aperto, perché è interamente dedicata alla commemorazione dei fatti avvenuti il 23 maggio del 92. Ma ci sono altri fatti di importanza non inferiore, diciamo, che si sono verificati in quest'ultima settimana. Freschissima è la notizia della condanna giunta per il tentato omicidio, verrebbe da dire, che l'Ilva ha effettuato contro i cittadini di Taranto, cosa per la quale siamo stati condannati, pare. Beh, non solo per questa, perché a quanto pare l'Ilva di Taranto continua a fare notizia qua e là nel corso degli anni. A parte che ho letto, mi pare che abbia accumulato, per un dato statistico, questo è abbastanza curioso, abbia accumulato oltre 8.000 articoli dedicati. Io credo che ben pochi fenomeni contemporanei possano dire di essere stati nominati altrettanto e trattati altrettanto a lungo in un arco temporale così ristretto. Per cui mi viene da pensare che effettivamente o le coscienze si sono smosse oppure qualcuno ci sta marciando sopra. Seconda considerazione che faccio, e voglio fare un passetto indietro, è doverosa la trasmissione dedicata alla strage di Capaci, quindi al suo anniversario. E il mio ricordo affettuoso e rispettoso va chiaramente alle vittime della strage, dove il martire non è stato soltanto Giovanni Falcone con la sua seconda moglie Francesca Morvillo, ma anche appunto tutti i ragazzi della scorta. E la considerazione che faccio è che, a quanto pare, perché ho sentito il dottor Di Cillo, sono i fratelli che prendono in mano, prima ancora dello Stato, l'eredità di chi è mancato per servire lo Stato e la giustizia. E questa è una cosa bellissima, perché vuol dire che l'eredità non è semplicemente un fatto materiale, ma anche una questione morale e spirituale.
Quindi il mio applauso a dottor Di Cillo e a Salvatore Borsellino, che nel suo campo sta facendo di tutto. Marco? Caduto un attimo. Marco, ci sei? Pensavo fosse... Per fare in modo che la memoria non venga persa. Prego, mi sentite? Io ci sono. Sì, adesso ti sentiamo, sì. C'è un fastidioso ritorno, ho sentito, quindi probabilmente la linea. Può darsi. Volevi dire qualcosa a Marco Ugo? No, se ci sono delle novità di cui tu puoi parlarci in campo... A quanto pare a Strasburgo ci hanno preso gusto, perché... No, non so Rosario se siamo noi, ma noi non lo sentiamo qui. No, è entrato un attimo in campo, poi dopo si è chiuso di nuovo. Marco, un attimo soltanto. La senti la domanda di Ugo? Se ha delle novità, ma riguardo cosa? Il discorso dell'Ilva o... No, parlavo delle novità in campo europeo. Mi riferivo ai miliardi che sembra ci abbiano concesso in regalo. Ah, sì, a noi arriva tutto in regalo. Io non so voi, ma io mi sento già ricco, francamente. E sono sicuro che domani, perché voglio rimetterli in circolo, sono sicuro che domani andrò a comprare qualche biglietto del Gratta e Vinci con buona pace dell'erario nazionale e sicuramente trovare un'altra vincita, perché io non so perché qua siamo tutti ricchi. È vero? Scusa, allora facile ironia, però quando si tratta di Europa io ormai ci vado coi piedi di piombo. Tra le altre cose mi verrebbe da far riferimento anche un articolo apparso sul Fatto Quotidiano per quanto riguarda il terrorista pseudo francese Amédée Coulibaly, per quanto riguarda una delle stragi di Parigi, che è andato dalla parte di Giulietto, come dire, dopo che Peter Gomez sul Fatto Quotidiano online aveva definito strampalate alcune domande che Giulietto aveva posto e che erano praticamente dei dubbi che lui esprimeva circa l'operato della polizia francese, dello Stato francese, prima ancora chiaramente di tutte le altre entità che sono state coinvolte. E circa l'operazione di informazione o disinformazione, ma mi pare che siano abbastanza sovrapponibili oramai, dell'attentato che c'è stato a Parigi, mi sta sfuggendo in questo momento purtroppo a causa dell'età il nome del teatro, se mi aiuti Marco. Quello era il Bataclan, ma Coulibaly. Esatto. Giulietto aveva espresso delle forti perplessità rispetto all'opera di disinformazione che era stata fatta sui fatti avvenuti al Bataclan. Sì, esattamente. Poi ci potremmo anche tornare sopra, perché non era questa l'argomento di conversazione, ma ho cercato di creare un ponte, perché visto che si parla di attentati dell'Ilva alla salute dei tarantini, mi è parso carino fare riferimento a quelli che sono i veri e propri attentati. Dopodiché possiamo anche discutere sul fatto che l'Ilva e prima di essa ancora i suoi capi in testa e la proprietà, ovvero la famiglia Riva, fondamentalmente si sia fatta abbondantemente i fatti suoi con i soldi pubblici e con la vita dei propri dipendenti, e lo sta a dimostrare tutto il disastro che è venuto fuori. Quindi... dei dipendenti e dei cittadini tarantini, perché da quelle parti la percentuale di tumori, soprattutto fra i bambini, e questa è la cosa peggiore, i tumori tra i bambini, tra i neonati, e ha avuto un picco impressionante, e sono state le mamme che come al solito hanno un po' afferrato il toro per le corna e hanno deciso di attirare l'attenzione e di mantenerla viva rispetto a quello che stava accadendo ai loro figli e comunque a buonissima parte della cittadinanza tarantina. Quindi certo. Voglia che la famiglia Riva ha fatto i beneamati cavoli suoi, a spese della salute pubblica, quindi insomma, quantomeno questa condanna non può risarcire, ma può darci comunque così un livello morale. Ecco, esatto, perlomeno quella. E passando ad altre cose, Giulietto Chiesa è stato in Crimea? Oh sì, apriamo un altro dibattito qui, perché scusate, mi viene sempre da ridere quando tocco certi argomenti, perché non riesco a smettere di stupirmi, o se preferite di divertirmi, all'idiozia dimostrata da qualche pseudo governante
pseudo-europeo, scusate gli pseudo, ma ci stanno effettivamente a pennello. Adesso gli ucraini hanno inserito Giulietto e gli altri che come giornalista seguiva, diciamo, questa visita politica a tutti gli effetti, da parte dei nostri rappresentanti, tra i quali Paola De Pin, senatrice fuoriuscita dai 5 Stelle, che adesso è praticamente in alternativa per l'Italia, Bartolomeo Pepe, Nicola Ciraci e altri esponenti. Giulietto non era solo con lui, c'era anche la nostra e la sua inseparabile Margherita Furlan, che lo segue e documenta noi tutti, quindi un plauso a tutti per il lavoro che hanno fatto. Si sono ritrovati praticamente inseriti nell'elenco dei terroristi, mercenari, contrabbandieri, grazie alla pubblicazione su un sito filo governativo ucraino. Adesso lo pronuncerò come posso pronunciarlo io se riesco, ma al di là del nome del sito, sostanzialmente cosa si dice? Che queste persone hanno attraversato illegalmente il territorio ucraino per giungere in Russia dall'Italia. Perché? Perché comunque per arrivare a San Pietroburgo hanno dovuto attraversare un pezzo di territorio ucraino, e secondo gli ucraini la Crimea è ancora loro, quando invece la Crimea è diventata una repubblica indipendente, tra le altre cose filorussa, perché storicamente la Crimea era appartenuta alla Russia. E quindi c'è questo curioso, diciamo, c'è questa curiosa giusta posizione tra una parte e l'altra, perché gli ucraini la reclamano e i crimeani, scusatemi, li definisco tali, si sentono più russi che ucraini, e oltretutto sono anche dipendenti. Tra le altre cose, Giulietto e gli altri hanno incontrato anche il presidente della Crimea, quindi c'è un governo riconosciuto non dall'Unione Europea, che ha sottoposto la Crimea a sanzioni tanto quanto la Russia, e hanno preso contatto con le autorità di Crimea, perché hanno, tra le altre cose, oggi fatto una conferenza stampa appena rientrati per chiedere all'Unione Europea di rimuovere le sanzioni contro la Crimea e contro la Russia. Contro la Russia anche perché... Scusami Marco se ti interrompo, ma giusto per dare maggiore chiarezza, queste sanzioni sono state volute da chi e quali danni ha provocato l'economia del nostro paese? Allora, l'entità dei danni in questo momento è calcolabile in circa 3,6 miliardi di euro di export. Ripeto la cifra, 3,6 miliardi di euro in export. Secondo voi si sta parlando di soldini o si sta parlando di pinzillacchere? Perché dalle mie parti 3 miliardi e 6 sono soldini che le imprese italiane, soprattutto quelle residenti in Veneto, e infatti Veneto si sta muovendo per puntare i piedi e chiedere la rimozione delle sanzioni. Perché? Perché molte aziende venete esportavano verso la Russia e con l'embargo si sono trovate a non poter più fare nulla. Certo. Quindi con perdita, per la nostra economia. Sì, esattamente. Non solo per quella delle aziende, ma nella loro globalità, per la nostra esattamente nazionale economia. Quindi qualcuno dovrebbe rifletterci bene. Chi le ha volute le sanzioni? Beh, l'Unione Europea, ma si sa che Bruxelles non muove foglia che gli USA non vogliano. Quindi chi ha voluto le sanzioni? Sicuramente gli Stati Uniti. Tra le altre cose, di scottante attualità è anche il rimpinguamento nelle fila missilistiche NATO, sì, dei territori di soprattutto della Romania in quest'ultimo periodo. Che sono chiaramente orientati verso la Russia, considerato un deterrente da parte degli Stati Uniti contro la Russia, che sta riemergendo forte, altre cose, di un presidente, per carità di Dio, per qualcuno molto autoritario o poco democratico come lo definiremo noi, ma che gode comunque di una popolarità a livelli talmente stratocosmici che nessun altro responsabile principale o figura apicale di paese
può vantare a livello mondiale, nemmeno le dittature africane, quindi voglio dire, e stiamo parlando comunque di espressione democratica tanto in Crimea quanto in Russia, quindi voglio capire, ma l'Europa a che gioco sta giocando? Ma si rende conto di dove stiamo andando a finire? Secondo me no, o se se ne rendono conto pensano che abbiamo guadagnato esportando quasi il triplo di armamenti e forniture militari rispetto all'anno scorso, rispetto all'anno precedente, nel 2015 fondamentalmente. Quindi evidentemente è proprio questo il discorso, probabilmente è più redditizia l'industria bellica. Sì, ma io vorrei che la nostra popolazione si rendesse conto che se i dati positivi dell'economia italiana, ammesso non concesso che si possa parlare effettivamente di dati positivi, siano legati esclusivamente all'export militare, per carità, la tecnologia fa sempre piacere quando viene sviluppata e affinata, ma se per fini militari, qua secondo me dobbiamo porci qualche domanda, o no? Beh sì, sì, e non mi va bene che qualcuno mi risponda, vabbè, tanto se non lo facciamo noi lo farà qualcun altro, questo non mi sta bene affatto. No, perché tra le altre cose questo qualcuno sta giocando con la pelle di tutti gli altri senza consenso, perché qua stiamo parlando di industria bellica con un governo complice o succube, perché bisogna ancora capire quale delle due sfumature abbia, che continua a fare gli affari di qualcun altro, quelli del popolo italiano. Esattamente. Perché questo è un dato di fatto. E noi ci ritroviamo in mezzo, perché siamo esattamente in mezzo tra i due contendenti principali su scala mondiale. Oltretutto siamo anche a portata di tiro dal Medio Oriente, dove sta scoppiando l'inferno, comprese cose delle quali non si parla. Prego? No, ecco, sì, sono qui Marco. Ecco. E quindi io continuo a porre la domanda, come fa Giulietto che fa le domande secondo qualcuno strampalate, pongo delle domande anch'io e cerco di farmi rispondere. Vorrei tanto capire che cosa passa per la mente dei nostri beneamati, si fa per dire, governanti. Non si rendono conto che stiamo andando verso un gioco al massacro? Io ho paura che presto o tardi qualcuno il famoso pulsante lo premerà e noi non faremo neanche a tempo ad accorgerci di determinate cose. Quando parlo di noi intendo soprattutto per esempio i friulani, che sono esattamente sulla linea di tiro, per non parlare del fatto che torno sempre a menzionare la nostra beneamata base di Aviano qui a poco più di 10 chilometri, che è piena di confettini atomici alla faccia del trattato sulla non proliferazione delle armi atomiche e alla faccia del fatto che la Costituzione italiana ripudi la guerra, eccetera eccetera. Comunque ecco, rimane, però a quanto pare non la ripudia come strumento di guadagno, perché a questo punto bisogna avere perché le due cose siano disgiunte. Personalmente ritengo che non sia così, però questo è uno dei tanti altri argomenti che dobbiamo sicuramente approfondire. Organizziamoci Marco, perché abbiamo sempre in sospeso quella puntata di approfondimento sulla NATO. Io sono a vostra disposizione quando volete. Sì, dobbiamo assolutamente farlo e dobbiamo anche chiudere perché siamo in ritardo, quindi noi ti ringraziamo come sempre per i tuoi puntuali aggiornamenti e ti diamo appuntamento sicuramente a mercoledì prossimo o alle 22, dato permettendo, insomma, se vuoi ti puoi collegare con noi. Io vi ringrazio e vi continuo a elogiare per il buon lavoro che fate. Grazie Marco. Ciao Marco, grazie. Ciao. Ciao. Ringraziamo anche i nostri ascoltatori per averci seguiti sin qui. Ci tengo solo a dire un'ultima cosa, Rosario, sarà rapidissima, prometto. Vi ricordo che sabato 21 maggio alle ore 17 presso la Facoltà di Giurisprudenza a Palermo si terrà, in occasione del 24esimo anniversario della strage di Capaci, l'incontro intitolato Oltre la mafia, quando Falcone diceva: il dialogo a Stato-mafia dimostra chiaramente che Cosa Nostra non è antistato. È una conferenza organizzata dall'Associazione Culturale Falcone e Borsellino insieme a Rete Universitaria Mediterranea e Contrariamente. È naturalmente possibile seguire l'evento in streaming sulle pagine di Antimafia 2000
www.radiotaranto.com troverete il banner per il collegamento streaming. Vi ringraziamo, vi diamo appuntamento alle 22 se vorrete per Osservatorio Antimafia o altrimenti a mercoledì prossimo sempre alle 18.30 su Radio Saiuz. Grazie a tutti, salutiamo la regia Rosario Moreno, il suo assistente Ugo e vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Buonasera. Arrivederci. Arrivederci.